occhi pallati, come direbbe Fantozzi, ma perché sono in piedi dalle 4:30 di stamattina, voi lo sapete, rassegna stampa, e poi viaggio qui a Udine, riprenderò la rassegna stampa mercoledì, ma voi potete anche dire chi se ne frega, perché a voi interessa quello che abbiamo visto, abbiamo perché di fianco a me c'è Claudio Raimondi. Ciao. Che sta guidando, stiamo raggiungendo Mestre o Mestre, come la, dicono Mestre, da Mestre, è la 25esima ora questa, esattamente, è la 25esima ora, lì dormiremo, lì domani monterò il servizio, insomma domani poi se, senza riferimenti temporali, perché se ci guardate tra una settimana insomma è già andato in onda anche. Va bene, allora insomma la Juve risponde nuovamente alla Roma, alla provocazione sportiva della Roma che si era portata a meno 5, secondo tentativo, seconda risposta dopo quella contro il Livorno, una vittoria nettissima a mio parere da parte della Juve, chiedo conferma, Raimondi che era a bordo campo, assolutamente, ecco, e la Juve che ha diciamo conseguito il risultato nel primo tempo, grandissimo gol di Sebastian Giovinco che aveva bisogno di vivere a mio avviso un momento così importante della sua stagione dopo tutto quello che era successo, i fischi allo Juventus Stadium, quella scena quando fu sostituito, quando Conte lo abbracciò, gli disse di non prestare fede ai fischi, insomma lui ha risposto egregiamente sul campo in queste ultime partite in cui è stato impiegato e ha coronato il tutto con un gol stupendo, poi è arrivato il 14esimo gol in campionato di Fernando Llorente in mischia, insomma partita chiusa nel primo tempo e gestita nella ripresa, il che fa pensare che anche dal punto di vista fisico questa squadra abbia fatto vedere qualcosa di più rispetto alle ultime prestazioni. Conte ha detto insomma adesso conta l'adrenalina, è vero che sono stati tanti impegni, scusate l'ora notturna, un po' di vaccate le dico anch'io, però insomma conta l'adrenalina, conta il fatto che si vedono i traguardi vicini e questo fa superare anche l'impasse, l'eventuale impasse dovuto alla fatica fisica. Cos'è successo con l'ammonizione di Bonucci? Scusami, perché non ci abbiamo capito niente. Io non ho capito niente. Ero lì di fianco, ho visto la scena, il problema è che mi sembra che sull'indicazione appunto di Orsato, da quello che alla fine ha riordinato le idee, abbia esultato un po' troppo, un po' smodatamente, diciamo. Un po' da ultra, ultra bianco nero. Ma infatti l'ha detto Conte, lui è un po' un ultra, po' da ultra bianco nero e un po' preso di mira, un po' la foga, la voglia di questo scudetto, che insomma vogliono chiudere la pratica in fretta. Orsato probabilmente lo ha puntato e quindi certo, perdere un giocatore così importante per il campionato, no? In diffida, insomma, dispiace perché insomma una munizione pesante che si poteva evitare, no? Tra l'altro diffidato lui, diffidato Steiner che è stato ammonito perché ci ha messo troppo a lasciare il campo e insomma salteranno la prossima partita contro il Bologna, però insomma Juve ha fatto vedere di avere scusate anche la tosse e ha fatto vedere di avere risorse importanti anche in panchina, quindi giocherà ancora Ogbonna contro il Bologna, dove è probabile che venga recuperato, partire qui è probabile che venga recuperato anche Barzagli e poi giocherà Isla a destra, insomma, però questi sono dettagli che curerà Conte da qui a sabato. Che dire ancora, che aggiungere ancora, 5 giornate, le 5 giornate del campionato in cui si dice sì, può ancora succedere di tutto, però insomma la Juve ha ottenuto un buon margine di vantaggio, questi 8 punti fanno sì che la Juve sia stra padrona del proprio destino. Credo che non ci sia nient'altro da aggiungere, salutiamo Claudio Raimondi. Ciao, per aver partecipato a Balza sul campo e io come sempre devo ricordarvi la frase finale, il concetto finale, che non è Balza sul campo se non c'è ciao Meg, noi andiamo a Mestre, come dicono a Mestre, i mestrini, non vi offendete, così si va a Mestre a dormire, ciao, forse. Ciao. No, si va a dormire, si va a dormire, ciao, 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 ciao.